politiche locali, chiama in causa molti altri aspetti che non siano quelli della semplice questione criminale. E senza dimenticare che la questione criminale è sempre un aspetto della più generale questione sociale, significa del modo in cui è formata, agisce e funziona una comunità in un dato territorio. Sono profondamente convinto che chi ha il compito di amministrare quotidianamente la vita delle comunità deve porre questa questione dentro una più generale attenzione alle condizioni della vita delle persone nel suo territorio. Quindi questo significa, tanto per chiudere su questa considerazione iniziale, attenzione alle politiche di inclusione, alle politiche positive che contrastino l'emarginazione sociale, quindi le condizioni di vita dei quartieri, l'uso dei beni comuni, la manutenzione delle strutture comuni. E questa chiama in causa il senso civico dei cittadini, i quali hanno sicuramente il diritto alla sicurezza, accanto a tanti altri diritti, ma hanno anche il dovere di contribuire al buon uso e alla buona manutenzione delle cose comuni. Dentro la nozione di sicurezza ci sta questo, secondo me, ci sta un ampio spettro di questioni. Tra l'altro, occorre tenere presente la pluralità di soggetti che operano nell'azione di contrasto. E siccome sono molti i soggetti che operano nell'azione di contrasto ai fenomeni criminali, occorre anche tenere presente la specificità del compito che ciascuno spetta, perché sicuramente la polizia locale è in prima linea nell'azione di tutela della legalità quotidiana e nel contrasto dei fenomeni di criminalità comune che si manifestano in quel territorio e nell'azione di contrasto anche dei comportamenti molesti e di degrado che pure si possono manifestare in un territorio determinato. Quando si vogliono mettere a punto azioni di contrasto dei fenomeni, la prima cosa da fare è di distinguere tra i fenomeni e di capire ciascun fenomeno nelle sue esatte dimensioni e nelle sue dinamiche. Se è consentito in un bar, chiacchierando tra amici, mettere in un unico calderone fenomeni completamente diversi, non è consentito a chi ha responsabilità pubblica. E nell'affrontare la questione criminale, chi ha responsabilità pubblica deve dare dimostrazione di capire e di non usare la questione criminale per lucrare consenso, che è un punto altrettanto importante nel contrasto ai fenomeni criminali. Attenzione, dobbiamo guardare però anche a cose più importanti, vicende come la corruzione legata agli appalti del MOSE, o vicende come quelle di Avano Verde, in cui il sindaco per anni ha lucrato tangenti consistenti dalla gestione irregolare del patrimonio. Beh, queste ci devono porre in grande preoccupazione. È la illegalità a questi livelli che è il primo dei favori che possono essere fatti alle organizzazioni di tipo criminale. Quindi le illegalità che dobbiamo mettere sotto controllo riguardano tutti i livelli della vita della società in un determinato territorio, in primis quello dell'amministrazione, e il tema legalità e illegalità deve uscire in qualche modo anche qui dal gioco delle appartenenze di partito, dalle convenienze ideologiche o delle convenienze di altro genere. Bisogna essere inflessibili su questo.